Domenica 3 febbraio 2019. Policoro. Ore cruciali per la crisi politica. Mascia deve sciogliere il rebus. Nuova maggioranza o conferma delle dimissioni con scioglimento del consiglio comunale ed elezioni anticipate. I cittadini attendono col fiato sospeso di vedere il colore bianco o nero della fumata che uscirà dal palazzo municipale. Ecco qua, un cittadino di Policoro. Cittadino, buonasera. Il sindaco Mascia aveva detto 20 giorni fa che in poche ore avrebbe risolto la crisi. Cittadino, ma la crisi è stata risolta? Mancano poche ore per la decadenza irreversibile del sindaco. Cosa sai? Qualcosa? Sai per se è stata sciolta la matassa? E perché non è stata sciolta? Cittadino, ma sono giorni che non si parla di questo argomento. Cittadino, ma tu sai perché non si parla? È dal mese di ottobre, cittadino, che la questione è iniziata. Vorrei sapere da te, per esempio, perché l'assessore Daniela Di Cossola ed Alessandro Razzante, assessori nella giunta del comune di Policoro, si sono dimessi? Cittadino, perché si sono dimesse queste due persone? Non sai perché si sono dimessi? Cittadino, ma tu non hai studiato o non sai perché si sono dimesse queste persone? Ma qualcuno a Policoro sa perché si sono dimesse queste persone? Qualcuno ci ha spiegato o ti ha spiegato perché queste persone si sono dimesse? Va bene, cittadini, questa cosa non la sai. Non te l'hanno spiegata perché non l'hai studiato o perché non te l'hanno detta? E chi non te l'ha detta? Cittadino, non te l'ha detto il sindaco? Cittadino, non te l'ha detto la giunta comunale o i consiglieri di maggioranza? Cittadino, ma i consiglieri di minoranza ti hanno spiegato perché queste persone si sono dimesse? Non ti credo, cittadino. Si sono dimessi due assessori e nessuno ti ha spiegato perché Daniela Di Cossola e Alessandro Razzante si sono dimessi. Due assessorati fondamentali e importanti per il comune di Policoro. Se fosse vero sarebbe una cosa grave, cittadino. E in questi mesi qualcuno ha fatto questa richiesta? Non di spiegarti perché, ma quali sono le motivazioni che hanno portato alle dimissioni di questi due importanti assessorati di un comune importante, di uno dei comuni più importanti della Basilicata, il terzo comune della Basilicata. Al loro posto sono stati nominati altri due cittadini di Policoro, Francesco D'Amico, geometra. È stato nominato assessore ai lavori pubblici. Un'altra, Titti Cacciatore, assessore al turismo, sport e spettacolo. Cittadino, queste due sono stati nominati pur non essendo stati votati. Però adesso, cittadino, mi devi spiegare tu o chi ti ha spiegato a te. Te l'hanno spiegato perché sono stati nominati questi due cittadini? Il sindaco ti ha spiegato perché. Non è possibile. Tu, cittadino, non hai studiato. Ci sono stati dei consigli comunali, cittadino.
il sindaco, gli assessori e i consiglieri di minoranza hanno detto tante cose, ma qualcosa inerente alle motivazioni della nomina di questi due assessori sono state fatte. Tu spiega, cittadino, mi devi spiegare almeno questa cosa, perché sono state nominate queste due persone? La minoranza ti ha spiegato qualcosa, sicuro. Dai, qualcosa l'avranno scritto. Ma tu ogni tanto leggi un giornale, leggi qualcosa, hai contatto con qualcosa, o vivi isolato nella tua caverna, nella tua catacomba. Queste cose, se ci fossero dette, tu l'avresti sapute. A seguito di questo, ti faccio un'altra domanda. Questa è facile. Questa è una persona, è un simpaticone. Si chiama Marrese Gianluca. Lui aveva i titoli per fare il vice sindaco. Era vice sindaco. Subito dopo si è dimesso. Perché Marrese Gianluca si è dimesso? Il vice sindaco si è dimesso? Tutti a Policoro sanno Gianluca Marrese si è dimesso perché si è svegliato male la mattina, perché non lo possiamo sapere, nemmeno questo è stato detto. Ma nel comune di Policoro sono successe poi tante altre cose. La prestera, Carrera, la carretta si sono dimessi dalla maggioranza e sono entrati in minoranza. Perché questi cittadini hanno fatto questo passo? Perché questo passaggio? Cioè i cittadini di Policoro intanto hanno avuto delle spiegazioni del perché queste persone dalla maggioranza sono passate in minoranza. Non sai niente, cittadino. Tu forse non sai niente. Va bene. Mentre dalla maggioranza Carmine Agresti, dalla minoranza è passata nella maggioranza. Perché Carmine Agresti è passata nella maggioranza? Non si sa. Ad un certo punto il comune è andato in crisi. Queste sono le cose degli ultimi giorni, quindi dovresti avere un pochettino di memoria, perché se questa è roba di qualche mese fa, almeno le cose recenti le devi sapere. Allora, il signor Montano, del consigliere di maggioranza, è passato nella minoranza, si è dimesso anche lui. E quindi la giunta è andata in crisi. A questo punto il sindaco ha dovuto rassegnare le dimissioni perché sono entrati in minoranza. E poi dopo ci sono state le dimissioni della vice sindaca, Valentina Celsi. Valentina Celsi, vice sindaca, l'altro assessore. Perché si è dimessa? Tutte queste persone perché si sono dimesse? O perché sono passate dalla maggioranza alla minoranza? Ma ti faccio una domanda, questa è la più semplice di tutte. Quindi le opposizioni non hanno dato nessuna spiegazione. Cittadino, ma non ti sembra strano o incredibile che questa cosa possa essere accaduta? Tu mi stai mentendo, cittadino di Policoro. Tu mi stai mentendo. E se non ci hanno detto nulla? Loro perché non le hanno chieste queste cose? Tutti questi passaggi di casacca, perché sono avvenuti?
Ma possibile che nessun tra le decine di politici, consiglieri, assessori, aspiranti, consiglieri regionali, statisti, pluridecorati politici della politica di Policoro, che da decenni non possono, da decenni stanno facendo la politica e adesso alcuni di essi si vogliono lanciare nella politica regionale perché sono sprecati a Policoro, quindi adesso dopo essersi prodigati per fare e per non fare, per chiedere e per non chiedere, per spiegare e per non spiegare ai cittadini, ai circa 18.000 cittadini di Policoro, perché accadono tutte queste cose, adesso si sentono giustamente pronti ad essere rilanciati nella politica della regione Basilicata. Forse perché vogliono andare adesso a non dire a, non solo ai policoresi, ma anche agli altri cittadini della regione Basilicata cosa accadrà in regione. Dunque, adesso cittadini mi spieghi perché loro, tu me lo devi dire, perché se no ti leggo a questo cancello e non ti stacco più. Perché almeno le minoranze non si sono sentite in dovere di chiedere una volta, almeno una volta, facendo finta di venire incontro un minimo alla sensibilità, alla cultura, allo stato democratico di un paese che dovrebbe essere civile e democratico? Perché le minoranze non hanno fatto finta di chiedere alla maggioranza? Perché tutte queste persone hanno cambiato maggioranza, minoranza, si sono, perché? Perché non l'hanno fatto? Cittadini, noi siamo andati a votare alle scorse, due anni fa. Ci siamo scomodati di andare alle urne e di votare questi signori. Ci saremmo aspettati che almeno una spiegazione, anche finta, fosse stata data ai cittadini. Voglio ben sperare che tutti questi atteggiamenti siano solo frutto del bene comune, dell'interesse pubblico e non sia solamente legato a questioni personali o a interessi privati. Ci sono interessi privati. Quindi loro lo fanno per il bene pubblico, fanno il silenzio assoluto. Però nei consigli comunali hanno parlato delle cappelle gentilizie. Hanno parlato di altri argomenti vari ed eventuali di cui non conosciamo più traccia, finalità. Bisognava andare avanti su alcune questioni che sono state smarrite e perse per strada. Cittadino, cittadino, cittadino. Cittadino, tu devi solo andare a votare, cittadino, per il resto ci pensano loro. Tu vai a votare e poi te ne vai a casa, ti fai i fatti tuoi. Loro pensano a te, loro decidono se devono stare in maggioranza, in minoranza, cosa devono fare. Ci sono 20 milioni di euro, il sindaco ha detto che ci sono 20 milioni di euro. In una recente intervista sul quotidiano di Basilicata. Dobbiamo leggere queste notizie
così come un'elargizione, come un'elemosina che viene fatta a chi li va a votare, a chi li paga. Il cittadino lo sai che vengono pagati questi per stare seduti e per comandare i 20 milioni di euro. 20 milioni di euro. E allora ci chiediamo perché invece... Tu cittadino, perché devi pagare di tasca tua le analisi dell'acqua o le analisi eventuali di altri studi epidemiologici di cui la città avrebbe maledettamente bisogno? Ma nei consigli comunali tutti questi signori seduti nella maggioranza e nell'opposizione lo sanno che ci sono 20 milioni di euro da spendere. Perché non hanno detto nulla fino ad oggi? Cittadino, è assurdo questa cosa. Cittadino, sta cosa mi fa incazzare. Cittadino, tu che fai? Ti incazzi? O sei rassegnato, cittadino? Se tu sei qua col fiato sospeso, sei col fiato sospeso, sì? Ma perché sei col fiato sospeso, cittadino? Tu sei col fiato sospeso perché sei della Juve o sei dell'Inter? Perché sei un tifoso? O perché vorresti una città più bella, una città dove ci fosse una partecipazione maggiore, dove ci fosse un'adunanza, almeno mensile, per discutere dei problemi dei rifiuti, dei problemi del turismo, dell'agricoltura. Un'agricoltura che langue da anni e che viene lasciata a se stessa oppure imprigionata, imbrigliata in alcuni interessi di alcune fazioni di cui non se ne deve parlare. Sarebbe bello, cittadina, se queste cose fossero dette dalla maggioranza e dall'opposizione. Ma una domanda poi semplice, che poi dovrebbe, per quanto riguarda la politica, cittadini, ti voglio fare quest'ultima domanda. Perché l'opposizione, essendo opposizione, non ha firmato un atto notarile per la decadenza del sindaco? Non si sa. C'è l'opposizione, ma c'è l'opposizione? Ma se ci fosse l'opposizione, ci avrebbe dovuto spiegare che esistono questi 20 milioni di euro e che andrebbero in qualche modo amministrati. Poi avremmo dovuto vedere come, perché, cosa, ma almeno una discussione pubblica, per esempio, di questi soldi. Ma non ci sarebbe dovuta essere. Per chiedere anche ai cittadini cosa farne, quali sono le priorità, gli interessi. Se ci sono dei portatori di interesse che, oltre ad essere i soliti amici degli amici o altri indirizzi di cui non se ne conoscono le ragioni, non sarebbe stato normale ed opportuno dare questa notizia e parlarne su quali futuri indirizzi, su come canalizzare queste risorse, quali sono le priorità per questa città. Cittadino, va bene. Penso che rimarrai qua ad aspettare che qualcuno ti dia delle risposte. Sei rimasto contento in questi 2 anni di questo mandato di questo sindaco su questo modo? E questo sindaco è venuto perché era tutta un'altra storia.
ti è sembrata che abbia mantenuto questa promessa? Io ti lascio, cittadino, perché tu sei più bravo di me. Tu rimarrai qua ad aspettare che passino queste altre poche ore di silenzio assoluto, dove nessuno a Policoro sa quello che sta accadendo, di cosa stanno discutendo, chi deve fare l'assessore, chi deve fare il consigliere, chi deve vincere il premio, chi deve vincere qualche altra cosa. Cittadino, se sai qualcosa ce lo vieni a dire, eh?